Allora sì, spero di riuscire a farti vedere tutto. E stiamo a organizzare, perché sono le 7:30, organizziamo un fogarello di fuori. Siccome è venuta pure mia moglie, ora andiamo a prendere le pizzette qui al paese, sono 4-5 km. E le pizze se le mangiamo qua di fuori, le pizze fatte a legna, al forno. Io sto a organizzare il fuoco, ora ti faccio vedere come si fa il fuoco nel wild. Lì fai la base, vedi, ho fatto il circoletto per non girare, mi sono messo dietro al culo del campere perché di là c'è un po' di venticello se sta male, anche se era più figo farlo davanti. Abbiamo rimediato un po' di legna, l'altra ce l'ho lì a sottrasbordà e c'ho la mia signora che gli dà a fare l'altra. Prendo l'acciarino, lo zaccagno, tu mi dirai che è l'acciarino, non tutti lo conoscono, l'acciarino è per accendere il fuoco quando stai nel wild. Dici via l'accendino, era troppo sì. Siamo buoni tutti, mo speriamo che non c'è vento, perché col vento stiamo male e poi non posso fare riprese, capito zii? Siamo una squadra fortissimi. Dai, che ci andiamo a fuoco. Questo è fragile. Boh, partirà, sta legna fragile. Partirà, il fuoco partirà. Ecco qua. E voilà, fuoco acceso. Qui siamo Africa. Questo è la location, sì. Mi sono girato perché c'era troppo vento. Abbiamo fatto il fuocherello lì. Tanto questa è una strada che non passa nessuno. Vedi? Poi magari domani mattina. Domani mattina, stasera, tanto sto pure impennato. Quando abbiamo finito poi mi giro. Ma chi rompi il cazzo qua che c'è nessuno? Solo il vento sta rompe, speriamo che se un po' si è calmato un po'. O perché mi sono girato? Boh. Ma è andata mia moglie a pigliare le pizze. Mi ha fatto una sorpresa, andava a venire, dovevo riscendere io. Invece gli ho detto, ma voi venite su, proseguiamo fino a domenica. Mi ha detto, vabbè. L'unica cosa è che qua non c'è il segnale per telefono, perciò volevo caricare l'altro video, non lo posso caricare, non te posso manco rispondere nei commenti perché il segnale non c'è. Per riare il segnale devo andare là sopra. Ma non è posso passare la giornata là sopra, poi è basso il segnale, io qualche messaggio ho risposto, poi va, viene. Vabbè, mo fammi vedere il fuoco, sennò mi si spegne, sì. L'acciarino è sto fregno qua che si addobra nei corsi di sopravvivenza. Praticamente è una pietra, boh, dovrebbe essere una pietra che tu ci strusci sopra la lametta o anche il coltello, fa la scintilla, vedi? Questa scintilla che fa, se tu metti bene le situazioni, praticamente accende il fuoco, ci devi mettere dentro una miccia. Io ad esempio le accendo e dobro la cera dei candeli, la squaglio, che diventa liquida dentro al pentolino, e ci faccio le pallette con la canapa, quella che adoprano i cosi, l'idraulici, no? I pitubbi. Metti quelle quando è morbida, ce l'ampassi tutta dentro e le metti là, quella ti dura di più perché la canapa fa la fiammata e va via. Invece se c'è la cera ti dura un po' di più e ti aiuta a accendere un po', aspettare che diciamo la legna. La regna prende, no? Hai capito, zii, quante cose ti sto insegnando, zii? Guarda, zii. Guarda a lontananza chi sta arrivando. Guarda. Arrivano i viveri. Oh, il fuoco non sono riuscito a farlo, eh! Che cosa?
mamma mia che arriva da pizzetta col forno a legna. Chi è? La pizzetta? Ma com'è? E dai, va. Dai, va, ma certo. Certo, cari. Buon appetito, zi. In realtà mi sono andata io perché sono che non mi un'altra volta. Pure il supplì, poi ci ha cicato. Sono schiacciati. Un tocco sì. Buono. Pure le crocchette per la frichetta, certo non la pizza, la frica, le crocchette, però oh, cazzo, dico non te li mangi le crocchette, va. Allora zii, questo è il focarello, questa è la legna, perciò siamo cattive intenzioni. Stiamo sotto al tendalino perché chiaramente poi scende l'umidità, perciò sotto al fuoco, io e la mia dolce metà, la mia dolce sposina, vero? Eccola qua, e la mia bambina. Quell'altra chiaramente va dal fidanzato perché e noi facciamo il fuoco. Non abbiamo fatto la ciccia perché questa sera ci siamo mangiati una bella pizza. E mo finché ci regge a legna stiamo fuori. Poi spegniamo tutto e sarà una mannanna. Per penso che per stasera è tutto, sì. Ci vediamo domani, eh. Bella zì. Bella zì. Ti lascio con questa immagine, va. Sì. Stiamo ridotti a sta maniera, eh? Il fuoco e intorno è buio, buio pesto, vero mo? Mm-hmm. Aspetta, eh? Ecco, mo c'è il flash, amore, com'è fuori? Buio. Buio pesto. Il fuoco arde e basta, il fuoco arde, punto. Mo da laggiù tra un po' dovrebbe uscire la luna. Poi se riesco a fartela vedere quando esce la luna che illumina tutto, ma per ora è buio, ci stanno pure i lupi da qualche parte. Vero, ci stanno i lupi? No. Vabbè, mo non ci stanno, mamma mia. Che fa, mi prendi per lo culo? Sì. Cazzo, te fumo. Sposta di più avanti. Cioè, praticamente tu vedi tutto buio, è solo un puntino, vedi? Guarda che bella. Guarda che te porta a far vedersi, $1,000,000 mi dovresti dare. $1,000,000. E questo è l'accampamento Rom. Dollari, no euro, dollari. Dollari, ma che te, tanto c'è da un cazzo nessuno qua. La domanda di scivola. Piccola mia, da parte sua. E c'è vento stamattina. Buongiorno.
dormono tutti, se no è mezza. Hai visto che foschia che c'era? Da paura. O come mi giro dietro al camper, però c'è vento. Guarda le nuvole. Uazzì, e dobbiamo fare poco rumore perché quelli stanno a dormire, si fanno rotto il culo, che te credi? Sono due donne dentro al camper, due perché l'altra mi fiancia sta a dormire a Roma. Allora, adesso abbiamo fatto il fuoco fino a mezzanotte, e mezzanotte e mezza, poi se ne siamo andati a dormire che abbiamo finito la linea. Pure perché se eravamo rotti con io, insomma, era pure ora andavamo a dormire. Questo arrampica sulla montagna vanno a fare un par di telefonate perché non c'ho segnale al campo base, vedi? Guarda che cazzo di cielo! Che tempo oggi! E stanno a cominciare a arrivare i messaggi perché comincia più un po' di segnale qua, no? Vabbè, ma arrampico su, faccio un par di telefonate e poi niente, scendo giù. Vediamo come si mette la situazione, sennò insomma a una certa mi ritiro perché tanto se il tempo è brutto che cazzo stiamo a fare? Anche perché fa freddino, cazzo se fa. Oh! Che cazzo del giorno è oggi? 8 giugno? Adesso che ferpone! Vabbè va! Fammi chiamare, a dopo sì! Allora, piccolo aggiornamento, 11:40, la mia signora si è appena svegliata, la mia regina. No, e no, era sveglia, io ho fatto io la colazione, poi dormiva, a un certo punto io sono andato a fare il caffettino, così lei si è svegliata con il profumo del caffettino, che gli piace alla signora, e adesso fa una mini seconda colazione, vero amore? Uh-huh. E com'è? Ancora di cominciare, me la fai pure a me una fetta biscottata con la marmellata? Uh-huh. Amore, mi dici com'è andata questa notte? Bene, mi sono rilassato un sacco. Devi alzare la voce però, Bene. Bene? Ho dormito e mi sono rilassata. Un sacco? Uh-huh. Un sacco bello? Uh-huh. Tu Africa com'è andata? Com'è andata te? E te sta bene, basta che stai con me che te frega a te.
Vabbè, e il tempo è variabile. Tempo variabile. Che fa? Se mangia la gente, non te devi mangiare nessuno, Africa. Allora sì, io sto rientrando. A sto punto il video finisce e se ne devo vedere un'altra. Allora rientro presto, perché mentre stavamo lì, siccome tanto c'era vento, se stava male, mia moglie gli è venuta fantasia da pulire il camper. E dice, allora andiamosene a casa, così vedo tutta una bella rassettata, una bella... Facciamo così, tanto là non si poteva stare, c'era un po' di vento. Poi sai, le donne un po' rubano il vento, i capelli, anzi non ha manco detto niente, molto contento. Vabbè, è 1:10, mo scendo, arriviamo a casa, se faremo un piatto di spaghetti e poi dopo se mettiamo sotto, approfittiamo e diamo una bella pulita, così magari per la prossima è tutto bello pulito. E nel frattempo vado a montare il video di sti giorni, perché non ho fatto, vado a caricare qualcosa perché non ho caricato, perché lì stavo prendendo senza segnale, perciò non ti ho risposto, oggi pomeriggio è un lavoro, non ho risposto ai commenti, niente, perché stavo senza segnale, mi dovevo mettere su al monte a piedi per un po' di segnale e fare una telefonata e tutto, capito? Qui siamo stati da paura e niente, basta, tutto qua. Ti saluto, bella zia, alla prossima!